faccio fatica. Salve a tutti, rieccoci, siamo sopravvissuti. Forse. Non siamo riusciti questo video a fare il video così perché è lungo, non posso stare così, poi devo spiegare, devo smanacciare, è brutto. E allora, con mascherina, cercando di rimanere uno o un altro, cerchiamo comunque di... Più o meno ci siamo. Dai, sì. No, perché abbiamo misurato il video facendo il metro e dovrei stare qui per fare il video, quindi... Noi siamo un po' tipo la Lombardia, va tutto bene. No! Quindi, allora, perché siamo oggi qui? Ah, giusto. Oggi siamo qui perché c'è un manuale importante da mostrare, di quelli proprio che mi fanno bene a cuore a me. Che il mio collega sta pian piano facendo sommergere come un certo hype, eccolo che ve lo mostra. Sì! Da, così fa riflesso, lo metto così, un po' piegato. Oh. Allora, che cos'è? E quando uscirò? È già uscito. Intanto ho scoperto con mio grande ignoranza e stupore, cioè ero ignorante con grande stupore, che Xanata sarebbe il Beholder che si trova dentro, cioè sottomonte. Bravo. Ne abbiamo anche discusso quando facevamo il video di Santa, se potete andatelo a rivedere, di Water di qui sotto. Esatto, ed è carino perché mentre leggi ci sono tutte sue diciture di come la pensa, di come la vede, di che cosa fa sottomonte, fa ridere. Fa tanto ridere. Xanatar è uno dei personaggi più famosi di Forgotten Realms e leggere quello che lui pensa in medesimarsi quello che lui pensa fa. Perché la guida è fatta così. C'ha una lore sua che in pratica è come se tu fossi lui, il Beholder Xanatar, e leggi tutto quello che lui ha raccolto nel corso degli anni, nel suo corpo, quindi tutte le storie, tutto quanto, ed è divertente. È un manuale omnicomprensivo, dice proprio il termine, ovvero è un manuale che è un po' un mischione tra un manuale di giocatori e un manuale di DM, si può dire, una specie di incrocio. E infatti tutta la prima parte, e io mi sono portato qualche compiti a casa, Io sto ancora leggendo purtroppo. Parte con le sottoclassi. Allora, ha introdotto questo manuale una cosa che era richiesta tantissimo dai giocatori da 5.0, le sottoclassi quelle storiche, famose. Iniziamo col barbaro. Buon vecchio barbaro. Tre sottoclassi. Il guardiano ancestrale. Che non conoscevo. Cioè non, 3.5 non me lo ricordo. In pratica chi è il guardiano ancestrale? È un po' se voi ci pensate in Thor o comunque tutta quella cosa dei vichinghi. Sono figlio di mio padre, mio bisnonno, veglia su di me. E il barbaro ancestrale, quando va in ira, evoca letteralmente gli antichi. Sì, come sono sottoposti, mi viene in mente sempre Mulan a me. Quando il draghetto va al lato, vi sono tutti gli spettri della famiglia. Ma stessa cosa, lui mentre va in ira, che sbrocca, c'ha il papà, il fratello, lo zio, il bisnonno. Se siete giocatori di Diablo, come gli antichi di Diablo, cioè il lancio finale del barbaro, che vengono fuori tre barbari antenati che... E non sarà, tra l'altro, infatti non so se è una cosa che... Non sarà neanche il primo di Diablo, perché ci sarà un'altra classe. E quindi già questo ho trovato figo di per sé. Poi il barbaro secondo me è migliore di tutti, il barbaro zelota. Sì, va bene tutto. Confermo. Qui infatti ci ho messo Day e poi ci ho fatto un riferimento a altri video che noi abbiamo parlato, di cui ho parlato insieme ai miei colleghi di Arena Salvatore, i romanzi di Drizzt, in cui uno dei barbari più famosi di Forgotten Realms, ma in generale, Wulfgar quando veniva e carica, incita sempre il suo dio che gli dava potenza, in questo caso in Forgotten Realms Terpus. Poi ogni ambientazione ha il suo deo barbaro preferito, quindi vanno in ira questi barbari e ricevono l'ascesa del loro dio. Tipo un avatar. Sì, combattono proprio in nome di Dio, un po' come quando i vichinghi, ritornando all'esempio di prima, parlano di Odino, capito? Si caricano con quella cosa. E secondo me questo è già un must di per sé. E infine l'araldo della tempesta. Quindi è un barbaro che ha un elemento come base che lo utilizza per rompere i deretani. E tu puoi scegliere, questo me lo ricordo a mente, puoi scegliere una specie di aura, poi ognuno ha un'aura speciale, e tu puoi emanare il deserto, il fiume mi sembra, esatto, e un'altra forse palude o qualcosa di tipo come se fosse degli elementi. Sì, che più diventi potente come barbaro e più sono molto fastidioso. Io vi dico qual è il mio preferito, quello se lo vuole, dirà lui per ogni classe. Lo Zelota, leggendo lo Zelota, sarà il primo che se farò un barbaro dovrò provare. Sì, confermo. Io... Mi ispira tantissimo. Io mentre leggevo Zelota mi viene in mente Wulfgar. Devo provarlo. E già conosco qualcuno che lo proverà. E fa benissimo.
andiamo ai bardi. E qui ho studiato. Vengono introdotti tre, anche per il bardo, tre nuovi collegi. Allora, il collegio dell'incanto. Vabbè, allora, ridi. A me lo sai chi mi viene in mente? Mi vengono in mente quelli che suonano suadenti, dolci, le smierate, capito? Quelli che tu vuoi fare a pescare la tua ragazza dal balcone di casa e chiami il bardo incantatore. È una checca, per me. È quello lì, è quello un po' che ti abbotte con lui dopo. E poi ci sono gli altri due collegi, entrambi molto interessanti. Uno... probabilmente forse è la prima sottoclasse da bardo malvagia, non ne so sicuro, però quella è quella molto incline. È molto incline, ovvero sì. Il collegio dei sussurri. No, il collegio dei sussurri è carino perché la sottoclasse bardica molto incline alla psiche, cioè non ha grandi doti da cantore, non ha grandi doti da... ma cioè è un bardo normalissimo che mentre canta, mentre parla, mentre fa il suo gioco di ruolo, sotto sotto tirerà determinate abilità che mentre canta, suona, ti parla, ti entra nella psiche e ti impaurisce, ti rende debole mentalmente. Mi ricorda un po' i romanzi di Cthulhu, mi ricorda un po' questo, capito? Mentre parla tu vedi nelle sue parole un briciolo di terrore, un qualcosa che ti mette angoscia. E questa cosa crea scompiglio, perché il bardo non, come dice il manuale, non viene scoperto. Cioè parla normalmente, ma sussurrandoti determinate parole ti incute paura e terrore. Ed è una sottoclasse che hanno spiegato che non viene neanche scoperta agli altri bardi. Cioè gli altri bardi la conoscono e la ripudiano, però il collegio dei sussurri è molto molto nascosto. Cioè io se sono sul collegio dei sussurri e tu no, non te lo dirò mai, rimango nascosto, quindi non si sa né quanti siano né come, e quindi è intrigante. Cioè a me mi intriga forte, è un bardo molto particolare da giocare. E infine lo spadaccino. Collegio delle spade, citando i nostri superiori, un canale molto più superiore a noi in tail. Vuoi rendere il lato inutile? Collegio delle spade! sì, è quello, fondamentalmente sì. È la cosa più vicina al lato, ha quei bonus di attacco che ti danno una marcia in più, che danno al gruppo una marcia in più. È molto più dungeon crawler, diciamo, sì. È un po' meno. Il collegio di sussurri è molto più ruolistico e meno combattimento. Sì. Questo è il contrario invece, diciamo così, se tu dipende dal gusto, quel bardo più a regna, vai sullo spade oppure. Ero partito qui in queste tre categorie con un passo avanti per collegio delle spade, ma poi mi sono molto... ho fatto una deviazione per quello dei sussurri, quindi dico collegio dei sussurri. Il prossimo che vorrò giocare, perché voglio provare un bardo cattivo, un bardo malvagio. Diverso. Paraculo, figlio di... Chierico. Andiamo con i chierici, i domini dei chierici, dominio della forgia e il dominio della tomba. Per farvela breve, il dominio della forgia sono dei costruttori. Nella mia ignoranza mi è sembrato un support, è un chierico particolare, sta nelle retrovie. Bravo, è non solo un support attivo, ma anche passivo, perché sì. Dicevo io ti può costruire le armature. Esatto. Poco, non è? È strano, non è una, tipo una meccanica come me, che dalla 3.5 non esiste un vero e proprio chierico che faccia questo... Sai che mi ricordava? Su World of Warcraft le professioni, armatura pesante, leggera, c'è un po' quella cosa lì. Come chi, per chi gioca League of Legends, Ornn, che mentre combatte crafta la roba alla gente. Io trovo sempre. Dominio della tomba. Per favore qui vigiano tra la vita e la morte. Sono un po' l'idea di un necromante un po' leggero. Sì, sono gente che, leggevo io, ti dà la possibilità di vivere. Di prolungarti la vita, magari tu sei morto come PG, loro non è che ti resuscitano, ti danno quell'illusione di resuscitare e poi una volta che hai portato a termine la tua missione hai di che le voglia. Ingannano per un attimo la morte, comunque te la allungano, perché appunto tu magari c'hai una missione da fare che è sconfiggere, che ne so, un lich o qualcosa del genere. Questo fa venire in mente un bel colpo di scena, cioè questa sottoclasse potrebbe essere usata per qualche giocatore che con gli amici vuole fare un colpo di scena finale. Sì. Cioè io mi presento, la mia missione è quella, non notate che sono morto, arriviamo alla missione finale, probabilmente la stessa missione finale che il master prepara per il gruppo, finita quella, lui si accascia a terra e muore. Io piangerei. Sì, è vero. Dopo un anno di giochi con un amico scopri che è morto e noi l'abbiamo ucciso uccidendo quella persona.
è carino dopo, quindi aiuta molto il gioco di ruolo. Sì, se siete... è tipo da telenovela, se sei una telenovela spagnola. È uguale. Gaetano, ogni finimento a te è puramente casuale. Se tu non sei mai nato, oddio, se fosse già morto e stai lì in trizzo. Allora, una classe che se ne è parlata molto male nel manuale base e che qui è stata, hanno cercato proprio di potenziare la bestia, ovvero il druido. Il primo è il circolo dei sogni. In pratica qui sono, io ho già scritto curatori, in pratica se tu fai il druido, il circolo dei sogni, sei un monk, un curatore, proprio quelli pesanti, oh, proprio. Mentre, molto più bello, e probabilmente era quello che tutti sognavano, il sogno bagnato dei druidi, il circolo del pastore, che già ti lo dice anche il nome. In pratica sei un evocatore di bestie. Ok, come il... sì, c'era una sottoclasse nella 2.5 uguale. Potevi decidere o di evocare tante bestie o di diventare tu una bestia mettendo dei pezzi... Tipo mutaforma. Esatto. E trasformista. E qui quello che ho letto, a livello massimo puoi evocare tipo 4-5 lupi o due cinghiali da guerra. Cioè, a livello 20 qualcosa, 16 o 20, non mi ricordo. Fatti pure, immagino che sia una cosa di quelle che a un certo punto inizi a prendere a spaccare il culo come tu. Oh, qui, allora io vedi, qui non ho sottolineato niente perché. Cioè, questa è la storia di D&D, arriva la storia di D&D. Oh, chi preferisco? Buona nuova classe a Gigio. Bravo, dobbiamo spiegare. Belli tutti e tre. Il detto, è un detto tutto nostro quello. Sì, noi abbiamo un detto, ma... Il guerriero, sottoclasse del samurai. Qui, forza di fronte alla morte, questa è tra l'altro una delle sue skill, ovvero il samurai, beh, un samurai, insomma, non è che mi ha detto spiegare più di tanto, ma quando ha pochi HP, spacca il culo. Un'abilità di instant killare il nemico. Però devi stare a pochi HP. Sì, sì, sì. Quindi è un personaggio che devi giocare con un certo pensiero, che okay, o muoio io o muore lui, cioè. Sì, è molto, molto... o la nuova spacca. Esatto. Io non sono capace di farlo, ecco perché. Complicato. Complicato, complicato. Il cavaliere errante. Questo è quello che mi piace più di te. Qui ci ho messo. Proprio dove esce. Ci ho messo carica e cavallo perché il cavaliere errante si ispira ai cavalieri medievali. Come samurai si ispira, non è che sono uguali ai samurai del Giappone. Qui abbiamo tutti quei cavalieri medievali con l'onore, con il codice morale, tutte quelle cose lì. E siccome mi ricordo che il nostro Gaetano, che adesso non c'è purtroppo, lui ama la carica, il cavaliere errante ha proprio come skill il fatto di poter caricare cosa fa una cavallo? Bestia. Cavallo. Cosa rendi? Parliamo di roba. Gaetano, caricare sopra il cinghiale con un nano. Sì, è tanta roba. E infine l'ultimo. Ok, io ci ho piatto. È una delle mie classi preferite da 3.5, quindi ecco perché io non saprei scegliere tra le tre. Forse per togliere le carte un po'. Ovvero un guerriero che ti sembra sempre strano, ma ci sta. L'arciere arcano. E l'arciere arcano, di nuovo, le frecce magiche, tra parentesi. Vabbè, l'arciere arcano. Cioè, imprime magia nelle sue frecce, quindi scaglia, non so se qui però nella 3.5 scaglia pale di fuoco dentro le frecce, cioè freccia casca pale di fuoco. Io non mi ricordo se c'è proprio quello, ma ho visto un sacco di tipi di frecce di incantesimi, quindi diventa carino, ma molto strategico anche perché essendo un combattente molto da lontano può cambiare i sorti in una battaglia. Io ho sempre detto che il ranger è fondamentale, cioè per ranger, gli arcieri, perché in questo caso nella 5.0 gli arcieri migliori sono guerrieri e non ranger. È un guerriero particolare, infatti, uno non si aspetterebbe di trovarlo qui, ma si aspetterebbe di trovarlo con ranger, invece è un guerriero. E infatti è un arciere che ha molti HP, a differenza di un ranger, di solito non ce n'ha più successo. Quindi io voto per cavaliere K. Io perché, ma è una cosa mia, è il samurai, però onestamente mi piacciono tutte e tre. Oh, ecco, questo voglio perché ci ho parlato con un mio amico recentemente, forse tu sai chi, che fa sempre il ladro, e lui mi ha detto, ma questi non è un vero ladro. Io invece l'ho trovato, quattro sottoclassi magnifiche, che finalmente fanno fare al ladro qualcosa di diverso dal solito. E tra l'altro vi dirò di più, mi è balenata subito a mente, mentre leggevo l'idea di farci una campagna solo con quattro ladri di questo tipo. Perché sembrano fatti per creare una banda, perché ognuno ha un ruolo che può aiutare un gruppo di ladri. Giocano molto da teamwork. Sì, 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 ognuno è specializzato in una cosa che non è il solito ladro del cazzo, è solito dire. Spadaccino, eccelle negli scontri singoli. Prende questo ladro che è un po' come il bardo di prima, che ti rompe il culo nell'uno verso su. Esatto, nella C3.5 era il guerriero spadaccino esisteva. Dopodiché, il ladro pianificatore, bellissimo. Cioè, questo qua bellissimo. C'è scritto nel manuale,
specializzato per essere una spia, quindi all'interno tutta una questione di intrighi politici, può far sì che tipo mette contro le fazioni mentre tu stai da fuori, e tipo fa sgamare. Infatti qui c'è scritto anche le cortigiane, quindi qui le ladre donne sono eccepibili, potete già immaginarvi. Perché tu puoi sapere tutto, neanche frequentandolo, neanche andandoti a rischiare, mandi un tuo compagno che ti svela tutto. È fantastico, tra l'altro l'ingannatore, perché appunto segna zizzania. L'indagatore, io ci ho scritto tra parentesi detective, fantastico. Detective Conan, piccolino. È già bellissimo, di un Heflingato detective. Che però è micidiale veramente, perché è capace di svelare la vera natura. Cioè proprio come scrive quella, ovvero lui, i mutaformi, gli shifter, vede le forme, tipo la visione del vero, però nell'inganno. Bravo. Ed è, scusate, e oltre tutte quelle abilità da detective, veramente tipo rintracciare tracce, tutto questo qui. Tracce, è specializzato in questo. Avrà sicuramente altre skill su indagare, chiaramente, aumentate. E potete capire che come ruolo è veramente peculiare, ma quante utilità? Moltissime. E infine, come ultimo, come la 3.5, l'esploratore. L'esploratore, il ladro esploratore, che uno dice, ma come, non lo dovrebbe fare il ranger l'esploratore? No, è diverso. Perché l'esploratore del ladro è un esploratore a corto raggio, per così dire. Mentre il ranger può sopravvivere da solo, in una se ne va a cagare e lo rivedi dopo 5 anni, ma riesce più. Vegeto. Il ladro no, non ha quelle skill lì di base con la natura e tutto quanto, però riesce sulla corta distanza a eccellere. Soprattutto ad esempio, che è tutta anche qui, immaginate quando abbiamo riuscito a fare come cacciatore di taglie. Spia, ma anche come cacciatore di taglie. La differenza con un pianificatore è che mentre uno è in città, l'esploratore è fuori città. Oltretutto l'esploratore lo puoi mandare in una scoperta, lo puoi, tipo, lui ti può dire tutte le trappole, cioè durante una campagna lo trovo eccezionale anche questo. A seconda dell'uso può essere un must. L'indagatore, per come l'ha detto tu l'indagatore, dai, ma dove che sei in giro? E ammetto che... Sono spadaccino, però l'indagatore va alla dove... Concludo dicendovi che nell'esploratore c'è un personaggio della Bregant Art, famosissimo, Valaris o qualcosa del genere, sempre sul mondo di Forgotten Realms, quindi vedete, cioè sono cose che comunque esistono, non sono buttate dalla gamba per aria. Il mago della guerra. E vabbè, ci stava, mancava. Non voglio dilungarmi troppo, però il mago da guerra è quel mago che riesce a usare delle magie su se stesso che gli permettono di andare, di scendere in mezzo alla battaglia corpo a corpo, diciamo. Sì, sì. È un po' come ci sono delle sottoclassi, credo, anche sulla 5.0, per il chierico. Chierico un po' fa curatore, già predisposto al combattente, ma ci sono quelle cose in cui tu ti tiri delle magie addosso tali che quando vai in battaglia pazzi piena la gente. Ve lo dico. E che cosa c'è del monaco fantastica? Lupio. C'è Lupio, il monaco con la tecnica. Io ci ho scritto tra parentesi top. Claudio, fallo. È monaco. Raga, di nuovo che stiamo a parlare, questa è storia di D&D. Il monaco ladro, penso che c'è. Il monaco ubriacone. Stai di D&D. Ecco. Si ubriaca, si leccia per terra, ma nel frattempo ti rompe il culo, soffi di stile dragone, ha tutte queste abilità, esatto. E tra l'altro c'è anche la scuola, nel senso che a volte anche tramite uno leggevo, anche tramite uno stato mentale, non occorre neanche l'alcol, è ancora più incredibile, tramite uno stato mentale puoi iniziare a baccolare. Viene proprio insegnata tramite le scuole dei monaci, fantastico. Poi c'è il Kensei. Anche qui sul mondo di Forgotten Realms di Salvatore c'è un'elfa famosissima, Dahlia, che riesce a usare la sua lancia come se fosse un'estensione del suo corpo, c'è proprio scritto. Ovvero sono dei monaci specializzati, ma specializzati in una maniera che trascende quasi una convenzione nell'utilizzo della loro arma prediletta. E infine l'unico, che è un po' strano, lo ammetto, il monaco dell'anima solare. Io mi è venuto in mente Bulbasaur e Ivysaur, però guarda, stranamente vi dico che è quello che mi è incuriosito di più quando l'ho letto, perché è strano. Sì, è strano. Non ho capito sinceramente né l'utilità né la forza delle loro sue abilità, lo dovrei provare sul campo. Sai che mi ha fatto venire in mente? Seriamente è un po' Gohan, le onde energetiche. Ma mi ha dato quell'idea, quindi in pratica riescono a convertire l'energia vitale in dardi di luce. Che fanno danno, cioè nel senso, i danni li fa. Allora, fino a poi c'erano solo paladini, da quello che ho capito, che potevano essere buoni. Comunque tendendo al buono. Sì, mi sembra su base sì. Qui finalmente c'è, tra virgolette, quella che una volta era la guardia nera, quasi. Ovvero, qui c'è uno speciale paladino, che è questo della conquista. Leggendolo, sono dei paladini particolari che vogliono conquistare.
loro vogliono proprio imporre. Cioè si fa pensando qualsiasi... qualsiasi cosa, qualsiasi volontà altrui, spezzandola. E molti paladini di questo tipo di solito si assoggettano alle forze dell'inferno di Asmodeus. E quindi, chi sono i paladini più famosi? Cioè, l'ho scritto qui, i Cavalieri Infernali. Oggi sono da saluti, quindi dico, ciao Lorenza. Il Regio, abbiamo il Cacciatore delle Tenebre, specializzato nel sottosuolo, ho messo io. Fate il guerriero, è meglio. In pratica è questo Ranger che ti permette di essere un po' spaccapuri quando vai a fare le missioni nei dungeon, perché ci vede nell'oscurità, conosce in maniera impeccabile tutti i mostri del sottosuolo, è specializzato in... Anche perché per quello che ho vissuto, poca esperienza 5.0, il Ranger nei dungeon è molto limitato. Cioè, purtroppo il Ranger è una cosa molto che deve stare spazi larghi, secondo me deve stare. È vero, è comunque un combattente, ha anche un'arma o due armi, mi sembra, sì. 5.0, ma è veramente, a battuta di prima, non conviene per i danni e per le abilità che ha, conviene fare il guerriero, se punti a quello. Se invece punti un po' per la skill, il ranger è divertente, ma nel dungeon. E immagino che questo sia stato introdotto per sopperire, esatto. Ucciso i mostri, io ci ho messo Diablo, perché è il cacciatore. E credo esatto che sia più carino di Diablo, quelli che ho letto, che mi... In pratica, vabbè, non è che ci siamo tu a spiegare, è specializzato, cioè ha proprio una professione, uccide i mostri. Un po' la specializzazione da 3.5 sul nemico prescelto. Sì. Qui l'hanno trasformata nell'uccisione di mostri, nel sì, senso... Sì, è una professione. Più... Esatto, esatto. Come se fosse un cacciatore di taglie. Bravo, però... esploratore e cacciatore di taglie ladro, qui invece è un cacciatore di mostri. Esatto. E infine, che non è male, cioè quantomeno ti dà molti, secondo me, scopi idealistici. Il viandante dell'orizzonte, che c'è un nome, ovvero proteggono il mondo dalle creature planari. In pratica sarebbero un po' come degli uccisori di mostri, però mentre i mostri sono specializzati in questo mondo, in Toil, quello del viandante è specializzato nel bloccare, nell'arrestare e sconfiggere chi proviene dalle altre dimensioni. Un cazzo di Man in Black. Bravo, bravo. Approvo. Oggi sto in forma. Approvo, perché non è detto che sia per forza una dimensionale come l'inferno, no, ma può essere anche degli alieni. Anche da piani diversi, buoni ma diversi. Sì, 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 sì. Particolari che potrebbero, loro lo dicono, tutto ciò che porta in un disequilibrio nel nostro mondo, loro cercano, lo evitano che ciò accada, lo rimandano, lo rispediscono a casa. Gli stregoni, ah, vabbè, gli stregoni, qui sarò un po'. Lo stregone. Anima divina, io però. Io l'ho letto l'anima divina, vi voglio bene D&D. Qui non commento. Però io l'ho letto, lì c'è scritto l'anima divina. Colui che ha dentro di sé un dio che gli ha innestato il suo volere, il suo potere. Cioè io l'ho letto e ho detto, ma è Gesù. È quello. Poi fa vedere, tra l'altro, sul disegno, un tizio biondo che lievita ora. Cioè, se io sto così è perché qui fare comparire Gesù. Guarda che saluta, vedi tu. Quindi Gesù era un nostro buono. Ora, buon sapere della tempesta. E questo... Qui, vabbè, questo no. Quando amati, secondo me, quando amati il Nuker, vero e proprio, cioè bravo, quello che e fa esplodere... Cioè, un po' come che faccio carico, che faccio palla di fuoco, uguale. Sì. Questo, provate questo che... La differenza con un mago qual è? Il mago te le, se le deve, ce l'ha limitate, no, cioè c'è la insegna, pa. È proprio, è cattivo, brutale. Molto impulsivo, molto. Ma un altro che mi è piaciuto molto, anzi forse quasi il preferito dello stregone, che secondo me è eccezionale, questi sono per stregoni un po' cattivi, cattivelli, lo stregone dell'ombra, che ha delle cose che aveva, se non mi sbaglio, l'assassino delle ombre, penso io, che ce l'ha adesso questo stregone, ovvero è un assassino, di solito sono personaggi che vengono dalla coltre oscura, e ha tra le altre saltare tra le ombre e forma d'ombra, come una delle schizze. No, mi ricorda più la tenebra, dovrebbe essere una tenebra adepto d'ombra, si chiamava. È un personaggio. Aveva queste cose, saltava nelle ombre, poteva diventare lui un'ombra inglobare, imprimeva nella magia l'ombra, la trama oscura. Sì, il Warlock. Con i suoi fantastici patti. Sì. Che nessuno mai rispetta, porca puttana. No, e ne ha introdotte due. Patto celestiale, ovvero qui non sei Gesù, ma sei un discepolo, un apostolo. Sì, questo è bellissimo, ma questo mi è piaciuto. Ma bello veramente quel sottoclasse. Ovvero, essenzialmente sono dei warlock devoti a distruggere il male. Esatto. Hanno rarissimi, spiega, ma. Sì, hanno un patto con un celestiale,
e i celestiali insomma spaccano i culi e soprattutto vogliono, e chiedono, vogliono, pretendono che vengano distrutti il male, quindi un warlock estremamente buono che non è sempre un bene, ricordatevelo, sì, sì, non è sempre un bene, il sì, bene assoluto è cattivo quanto sì, il male, la, cioè la roba da è roba da proprio figli di puttana. Vi censurerò. E infine anche questo famosissimo di D&D che mancava, la lama del sortilegio. Ovvero, di solito si può fare anche, secondo me, a prescindere con altre professioni, però qui è proprio specializzata. Quando c'è un'arma magica che ha una volontà propria, a volte tu devi contrastarla, altrimenti ti soggioga e diventi uno schiavo dell'arma. In questo caso, i warlock entrano in contatto, in simbiosi con quell'arma e fanno un patto con essa. Di solito sono sempre delle spade comunque entità malvagie. Famosissima, tra l'altro leggevo nel manuale, la possente lama nera, che è una lama che squarci i mondi, quella roba lì, ed è un warlock da combattimento specializzato nel combattimento ravvicinato. E questa è tutta la parte delle sottoclassi. Ditemi, scusatemi se è poco, se ditemi se già non vale la pena comprarlo. E quindi io faccio... aspetta... Yeah. How far can we get if we sail a little?